Buonasera, benvenuti al nostro Backstage, il talk show del territorio dedicato a economia, società, sociale, cultura. Questa sera ci troviamo con il presidente dell'associazione Ponchielli, Antonio Signorello, con il segretario Francesco Rumi e la pianista Azuko Nieda. Prima di introdurre questo sodalizio che affonda le radici nel lontano 1948 a Bustarsizio, mi premeva ringraziare il Comune per questa splendida location. Siamo al Museo del Tessile e ci tenevo anche a sottolineare il fatto che siamo adeguatamente distanziati. Bene, allora parliamo della nostra associazione Ponchielli, o meglio, la Ponchielli. È un'associazione che, come dicevo prima, è nata nel territorio di Busto nel 1948, però poi l'anno scorso ha subito una leggera modifica a livello di nome, è diventata La Ponchielli. Presidente, vuole spiegarci un po' la storia del suo nobile sodalizio? Sì, infatti dal lontano 1948 si sono avvicendati i vari presidenti. L'ultimo è stato il professor Buddy Guaita, col quale ero legato da un profondo legame di collaborazione artistica e da una grande amicizia. È scomparso nel 2019 e la moglie, la professoressa Lella Vismara, mi ha chiesto di rilevare una nuova società che avesse però come fine statutario sempre quello di proteggere, di diffondere, di promuovere l'opera lirica, la tradizione lirico-storica di Bustarsizio. E quindi noi abbiamo fondato, grazie alla collaborazione di signor Francesco Rumi e la pianista Azuko Nieda, una nuova società e l'abbiamo chiamata La Ponchielli perché il pubblico di Busto era solito, anzi è solito, ricordarla con questo nome, La Ponchielli. Ci siamo costituiti in data 28 aprile del 2021, quindi in un periodo storico un po' difficile per attirare ovviamente il pubblico, però dal 31 ottobre abbiamo iniziato la nostra prima stagione e abbiamo avuto una bella affluenza da parte del pubblico di Busto. Siamo contenti comunque, nonostante le limitazioni per la capienza al 50%, e quindi continuiamo. I nostri prossimi appuntamenti saranno il 27 febbraio con una riduzione cameristica dell'opera Il Barbiere di Siviglia per festeggiare il 230° anniversario della nascita del Cigno Pesarese. Poi il 20 marzo invece sarà un concerto dedicato ai giovani, ai nuovi talenti del territorio, perché noi teniamo molto ad avere un pubblico più giovane, perché rappresenta il pubblico del domani, e a diffondere appunto l'opera lirica anche tra le fasce più giovani. Volevo appunto chiedere, qual è la risposta del pubblico bustese alla proposta dell'opera lirica? Finora, come dicevo, esiste un pubblico affezionato alla Ponchielli che ha continuato ad assistere, a partecipare ai nostri concerti, però ci auguriamo, per esempio, in occasione della produzione di Pagliacci di Leoncavallo, che eseguiremo il 24 aprile presso il Teatro Sociale Caielli, grazie al patrocinio di uso gratuito del teatro che ci dà il teatro, quindi l'assessore alla politica culturali, la dottoressa Maffioli, e il presidente del teatro, il signor dottor Galli, faremo appunto questa produzione dell'opera con orchestra, coro, solisti, regia, e ci auguriamo che in questa occasione il pubblico possa partecipare veramente numeroso. Come coinvolgete i giovani nei vostri progetti? Sicuramente attraverso delle audizioni che organizziamo tramite la nostra associazione e anche cercando di attingere dai licei, dalle scuole del territorio, che sono appunto un veicolo molto importante per formare i nuovi musicisti del domani. C'è un appuntamento del cartellone dedicato esclusivamente ai giovani, giusto? Sì, come dicevo prima, è il 20 marzo, domenica 20 marzo,
qui presso il Museo del Tessile alle ore 16:45. Lei è un tenore. Ci racconti un po' il suo curriculum. Io nasco come clarinettista, mi sono diplomato al Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania e poi ho conosciuto nell'ambito dei miei concerti il tenore Vittorio Tosto, anche lui catanese, che è poi è diventato il mio maestro di canto. Quindi ho continuato a Milano al Conservatorio Giuseppe Verdi e ho fatto tanti concorsi e devo dire che come clarinettista mi interessava l'apparato respiratorio e quindi ero interessato al canto lirico, cioè mi chiedevo come mai questi grandi cantanti riescono a fare queste lunghe frasi senza prendere respiro e quindi questo mio interesse poi è sfociato nell'approfondimento dello studio del canto lirico. Qui con noi c'è anche la pianista Azuko Nieda. Il suo curriculum? Sono nata in Giappone, Kyoto, e poi in Osaka laureato, ma sempre con musica lirica, con pianoforte. Volevo studiare in Europa. Prima ho studiato anche in Germania, poi dopo sono arrivata in Italia. E poi ho conosciuto con Antonio e Vittorio. E così per me con opera lirica ho conosciuto bene. Prima suonavo da sola e anche musica da camera, ma adesso più opera lirica. E questa grande cultura italiana è veramente bellissima. E sono felice. Così con loro e con Ponchielli posso lavorare veramente grandi cose. Adesso stiamo preparando Barbiere di Siviglia, poi dopo Pagliacci. Questo è veramente bellissimo. Come è stata accolta dal pubblico bustese? Sì. Molto caloroso. Caloroso? Sì, poi ogni nota, ogni voce, qualche reazione, piace e poi un po' triste, tutte emozioni, mi sento da pubblico. Quindi un cartellone di tutto rispetto. Ecco, l'associazione, dicevamo, ha delle origini lontane e mi piacerebbe sapere quali sono i nomi di spicco del panorama nazionale e internazionale che siete riusciti a portare a Busto Arsizio nel corso di questi anni. Rivolgo questa domanda al segretario Francesco Rumi. Certo. Allora, abbiamo avuto diversi artisti, Mirella Freni, Leonucci, la cantante Osma, Patanè, e io ho conosciuto l'associazione Ponchielli quando era direttore artistico l'Anna Maria Pizzoli, la quale aveva dato un grande contributo a questa società che era un po' in declino. E in quel periodo aveva invitato anche la soprano, che era i primi momenti del successo, Chiara Taigi, la quale oggigiorno canta in tutti i teatri italiani, la Bohème l'ho vista a Genova, ed è una carissima amica anche lei. E poi io mi sono affezionato, diciamo, ad Antonio, il quale mi ha appunto invitato a partecipare a questa associazione, sono veramente contento e sarei contento che questa società possa avere un riscontro veramente importante come noi speriamo, sperando che il pubblico di Busto, il quale è ancora un po' restio a questi avvenimenti, possa in futuro avere un po' di successo e darci appunto questa soddisfazione. Quali sono le vostre esigenze? Le nostre esigenze, prima di tutto, sono esigenze, diciamo, di carattere economico. E siamo in cerca di sponsor. Io conoscevo tante persone
che ormai sono scomparse. E l'unico, diciamo, aggancio che potremmo avere è della Luigi Bandera, dove il signor Luigi Bandera, che era amico di mio suocero, ha dato un grande contributo alla società Ponchielli e aveva fatto fare diversi concerti nella sua associazione. E vorremmo appunto avvicinarci ai figli di Luigi Bandera, se sono ancora d'accordo, per accoglierci e per sostenerci. Prossime iniziative in cantiere, Presidente? Il nostro scopo è quello di pensare già alla prossima stagione, e con nuovi appuntamenti sempre, oltre che operistici, anche ci apriamo a vari generi della musica. Infatti abbiamo iniziato anche quest'anno con l'operetta, il musical, sempre perché il più grande desiderio è quello di avvicinare i giovani. E come possiamo farlo? Attraverso dei generi che si avvicinano più al loro stato d'animo, alla loro generazione. E il musical e l'operetta abbiamo visto che attraggono molto anche le fasce d'età dei più giovani, dei più piccoli. Non pensate di coinvolgere le scuole oltre al liceo artistico che avete già coinvolto? Assolutamente sì, abbiamo già in passato, in occasione per esempio di opere come Aida e Trovatore, oltre a rappresentarle presso il teatro di Buster Sizio e anche il teatro Manzoni, che è qui dietro di noi, abbiamo organizzato delle recite per i ragazzi della scuola, delle matinée, col solo pianoforte, e naturalmente i ragazzi sono sempre delle spugne che adorano e amano immergersi in ciò che viene loro proposto. Quindi una risposta assolutamente positiva. Sì, 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 sì. I ragazzi sono positivissimi, quindi per noi è un grande piacere coinvolgerli. Benissimo. Altre esigenze, oltre a quelle di cui ha parlato il segretario Francesco Rumi, altre esigenze? Altre esigenze, ripeto, le sponsorizzazioni, speriamo che ci siano anche delle persone, anche dei privati, che vogliano sostenerci soprattutto per questo progetto grande per noi, che è l'Opera Pagliacci, perché dovendo effettuare l'opera con il coro, l'orchestra, le comparse, utilizzeremo anche delle scuole di danza della zona, scuole di tango, speriamo insomma che ci siano delle... Abbiamo instaurato una raccolta fondi anche, che abbiamo pubblicato su internet, su Facebook, sperando che ci siano delle agevolazioni, ecco, da questo punto di vista. Questo per noi è la cosa più importante in questo momento. A proposito dell'opera I Pagliacci, la regia è di Giovanna Nucetti, no? Sì, certo. Conosciuta come Giovanna, credo che sia la signora della canzone italiana. Caspita, un personaggio televisivo e non solo, molto importante. Sì, io ho avuto l'onore di conoscere Giovanna Nucetti quando ancora suonavo come clarinettista, grazie al mio maestro Vittorio Tosto, che la conosceva. Infatti ho registrato un CD con lei come clarinettista con una pianista francese. E da qualche anno ci siamo ritrovati, e siccome Giovanna si occupa anche di regia di opere liriche, vogliamo dedicare questo spettacolo a Vittorio Tosto, recentemente scomparso, che è il nostro amico, il nostro trade union. Benissimo, abbiamo parlato di Pagliacci. L'appuntamento precedente è dedicato, riservato interamente ai giovani. Ecco, mi piacerebbe capire proprio come coinvolgete i giovani, no? Con audizioni. Sicuramente. Entriamo un pochino nel dettaglio di queste audizioni. Sì, organizziamo delle audizioni in cui i giovani musicisti e cantanti portano quello che si suol dire il loro cavallo di battaglia, perché è importante che i giovani possano fare palestra in queste piccole associazioni prima di potersi poi proporre in teatri più importanti. Quindi noi diamo la possibilità ai giovani talenti, ai giovani musicisti, di esibirsi in un concerto organizzato presso la nostra associazione, che noi speriamo possa diventare un appuntamento fisso delle stagioni successive della Ponchielli. E di solito quali sono i cavalli di battaglia di questi giovani? Che cosa portano? Per quanto riguarda i cantanti, dipende. Un tenore può cantare Una furtiva lacrima dall'Elisir d'amore, un soprano
Caro Nome dal Rigoletto di Giuseppe Verdi, e invece i musicisti, i pianisti, possiamo chiederlo anche magari ad Azzuco che è pianista, di solito cosa portano? Ecco, qualcosa di... sì, difficile. Sta studiando Chopin, Beethoven, Mozart, anche solisti, come solista, anche con musica da camera. Sì, vogliamo ascoltare, poi se loro vogliono avanti a persone, un pubblico, sempre deve provare come diventare musicista, professionista. Così vogliamo aiutare il giovane talento. Ecco, accompagnare al piano dei giovani. Che differenza nota tra l'accompagnare un giovane e accompagnare un adulto? Quali emozioni entrano in gioco? Penso che ci siano delle emozioni differenti. Sì, c'è differenza. Ma non solo giovane e adulta, però importante esperienze con pubblico, avanti a persone, anche noi diventa un po' diverso, però sempre deve allenare di queste cose. Quindi vogliamo aiutare tanti giovani e anche tante persone, tanti musicisti giovani. Mi piace concludere questo backstage parlando proprio dei giovani, coinvolgendo i giovani, auspicando che proprio i giovani possano partecipare a questo cartellone, a questa nuova stagione che è davvero allettante e offre delle opportunità interessanti per loro. Concludiamo questa serata, io ringrazio gli ospiti, ringrazio il presidente Antonio Signorello, ringrazio Francesco Rumi, segretario, ringrazio Pizza e ringraziamo ancora il comune per questa bella location. Diamo l'appuntamento a lunedì prossimo. Buonasera.